Benissimo, salve ragazzi, qui del 38 siamo con Rex, Nanni e Grievous. E Rex ovviamente partecipa con noi all'avventura. Sì, oggi... prima erano i nostri cuori, adesso in carne e ossa. Esatto. Esatto. Adesso dobbiamo, parte non possiamo nuotare e andare in profondità perché dobbiamo avere la cosa per l'ossigeno. Quindi... Ah, alla fine hai scoperto che c'era un qualcosa, un trick che mancava. Esatto, che non puoi nuotare per questo motivo. Ma porca miseria. E vabbè, succedeva. E poi... Però dove lo troviamo questo coso? Su Kashyyyk, a quanto pare? No, mi sembra di sì, mi sembra, ma non lo so. Ma... Dovresti informare. Ma voglio fare un po' di esperienza, quindi voglio fare un po' di kill. Stupido Carlo che non fai corsi di nuoto da bambino. Ma proprio ti è buttato fuori come un collo da un tarpone. Allora mi sa che ha proprio dimenticato a nuotare insieme a tutte le abilità della forza. Ma dai, vabbè. I Bracca non c'erano più. Fuori uno, cioè... Oh, povero chef stellato. LOL. Io lo voglio come skin dello chef, soprattutto. Delta trova le mod. Gigantesco. Ti immagini che tipo è però in staff sua naturale, quindi è gigantesco. Allora, dove il Veneto sta qua? Ve lo ricordate che il Veneto sta qua bene? Sì. Noi dobbiamo andare da quella parte lì, lì nascosto c'è l'ingresso. E mo lo scopriremo. Prima ritorniamo qua, perché qua c'è la stanza segreta del Venator. E forse qui... Il monumento ai cloni? Ah, sì. Già, è vero. Il monumento ai cloni. Qua l'abbiamo già visto. Madonna, l'ombra mia, porca miseria, l'ansia. Ho detto io che fa paura. A volte ogni tanto ci sarà. Oddio, Delta. Come l'ombra di Delta che sbuca. Eh no, perché c'è quel calo di frame del cavolo. Ah, ho sbagliato di nuovo zona. Madonna, è troppo facile da sbagliare zona. Ma no, basta che stai attaccato al Venator come io ti sto attaccato quando arrivi. No, perché ho sbagliato, perché qua c'è quello là che era. Ecco. No, andare sulle caverne di ghiaccio, ho sbagliato. Sono in parte a mollo. No, perché sono praticamente il Venator è attaccato nella pietra, praticamente si è sfrascellato come se fosse un domani. Sì, si è schiantato nel. Esatto, quindi certe parti sembrano collegate e invece no. Qua c'è stato solo il coso dei monumenti dei caduti, sti poveracci. Mm-hmm. Ed è uno. Allora, togliamo di mezzo a sto tizio, perché noi dobbiamo togliere di mezzo a sto tizio. Guarda che carino che è. Cosa ci prepara stasera, chef? Oh. È in cattivo umore. È molto in cattivo umore. Già di piccante. È ingrassato. Ti fermi di male! Allora, l'ingresso un deve essere di là. Bibi. Allora, intanto saliamo qui sotto. Fuori! Eccola! Vedete dov'era? Noi l'abbiamo proprio ignorato, era qui. Ah. Mo, tanto l'hai visto, tu l'hai visto nel video di... Di cosa? Di Vegeta e Gordon Ramsay che interagiscono. Cosa? Che tra l'altro l'ha pure doppiato. L'ha pure doppiato, cosa, come si chiama? Iacono, Gianluca Iacono. Perché poi di Vegeta che è quella di Gordon. Oh, mo possiamo riiniziare. Ah, eccoci qua, finalmente. Quanti cavi da rompere. Siamo delle brutte persone. Morto. Danno che da giù. Ho morto. Dai, dove abbiamo attivato la roba prima, ti ricordi? Sì. Ah, è vero. Ma no, così grande la stanza riunioni del Venator. Minchia. Eh sì, perché c'è il proiettore olografico lì sopra, guarda lì. Però. Sì. Ricorda, in Dark Times c'è una sala simile che si vede. Sì. Quando Apo e Bill camminano insieme. Quanti ratti morti? Non me la ricordavo questa, è vero, può essere. Oh, eccoci qua. Ecco il boss. È lei che ci fa! Anch'io combattevo nella Repubblica, ero cuoco stellato per i cloni. È invecchiato male l'amico. Voglio colpirla da sopra, così gli tolgo un sacco di vita con un colpo. C'è un coso lì dentro. Ma quello è proprio tipo Elite che è verde. Sì, era quello della. È il cuoco della Repubblica. Ed è il 41esimo, giustamente, è Elite. Grande. Ha fallito il colpo. Aia, questo fa male perché è un boss fight. Ho detto che sarà pronto quando sarà pronto. Vabbè, però così non va bene. Aia, vedo una bottiglia di vodka, perché per questa bottiglia intera altro che sottile. Madonna. Questa è una morte che vera. Si arrampica anche lui, se che si arrampica.
veramente lo manchi in continuazione. Ma cioè, veramente io è rabbioso con cui cosa. Sì, è pericoloso. È tipo cucina da incubo, si è arrabbiato perché gli ha criticato male la cucina. Aspetta, raga, qua devo concentrare. Avete fatto il testo? Avete comprato gli ingredienti sbagliati. Carne cruda insieme. No, vabbè, raga, non riesco a sentire. No, devo concentrarmi, raga, qua è troppo. Se perdo... Ma è colpa nostra, adesso. La seconda sorella era più facile. Sì, molto, molto più facile. Ma non dipende dalla tua cucina, quello è il fatto. Esatto. Mai capito che devo ritornare. Meno male che mi sono curato qua, mi sono curato, raga, prima, madonna. Ma mo' il problema, io ho perso i punti, Ho perso tutti i punti. Vabbè, basta che uccidi lo chef e... Esatto. Aspetta, praticamente. E le stelle Michelin tornano tutte. Madonna. Lo sapeva che quel bastardo dava solo problemi. No, questo è tipo il cameriere della mensa, via. Non sei degno. Puntiamo allo chef stellato. Non sei degno della mia attenzione. Esatto. Madonna, guarda, io sapevo che era... Il Venator alla fin fine è piccolo, ma all'infine devo battere sto boss fight. Che palle. Questa è la cosa. Ma poi come ci ha fatto quel coso di entrare dentro il Venator, voglio sapere. È entrato da un'altra parte. Probabilmente c'è un altro punto d'ingresso, sì. No, il Venator deve essere ripulito, Delta. Tu devi farlo tornare come nuovo. Esatto. Loader. No, lo devo prendere in pieno. Non puoi insultarlo, tipo, proprio come posso dire... Lo prendiamo alle parole. Sì, esatto. Lo spaghetti sono insipidi. Lo sconfiggi nello spirito. Beh, almeno un quarto della vita. È Carlona! Ma lei gli hai tastati questi pettini di mare, sono gommosi, guarda! Ma guarda! Uno è gommoso, uno è bruciato, uno è crudo! Ma come li tirati? Questa scelta! Esatto! Dammi qua! Perché lui rispetto agli altri fa più di un attacco. Aia! Col diavolo, guarda che botte che tira. Guarda che ceffoni, altro che cannavacciuolo. Ma senti. Anche se la grandezza più o meno è quella, Sì, lol. La mole è simile. Quando sbagli a cucinare sopra tutto. No, esatto. No. Oh, c'avevi il colpo che ti guarda, morto. Ucciso. Non è altrettanto spettacolare, ma è morto. No, infatti, peccato, perché era altri. Guarda che pannicone. Guarda che panico. Guarda come è morto. Dammi punti abilità, ok, però mi interessava esaminarlo. No, non si può, ma dai. Che merda. Ha un pancione però con una bella watto. No, è strano, no, ce la dobbiamo avere per forza. Allora, banca dati. Sai cosa facciamo, Nani? Lo photoshoppo, gli metto la proboscide piccola di Watto e le alette dietro, tipo il fratello maggiore di Watto. Dove stanno gli animali? Bestie di Satana? Ufficio, no? Relitto del Venator. No, devo trovare le creature, le belve. Zeffo. Sì, Jeff. No? Missione? Personaggi. Forse sì. Zeffo. O forse creature, non credo che sia per i personaggi. No, infatti non mi ricordavo che cosa viaggio. Forse questo era. Non è in guida tattica? Non mi ricordo guida tattica, dove cacchio sta. Imbecille, sì. Esatto. Sono ciuato io. I topasti. Eccolo qua. Potente ma lento, colpiscio. No, aspetta, colpiscio. Dopo aver schivato ogni attacco. Attacchi rapidi e non convenzionali faranno infuriare, confondere la creatura, faranno arrabbiare. Politiche culinarie faranno arrabbiare la creatura. Si chiama rabbioso, lo faranno arrabbiare, non infuriare, sennò sarebbe Yotaz infuriato. Yotaz rabbioso è un guerriero. Vabbè. Perché giustamente tra le razze loro. Guerriero, vabbè, violento e infetto. Infetto. Sì, a quanto pare. Può avvelenare. Come? Ecco che non mi sono fatto toccare. No, perché mischia la carne cruda con quella cotta, c'è la salmonella. Dai, ovvio. Capace di infliggere danni critici a qualsiasi cosa sia nel suo raggio d'azione. Questa bestia
Allora, prima è un guerriero, poi è una bestia, cioè l'incoerenza, ma non un po' tutto. Estremamente aggressivo, in grado di colpire con una raffica molto, una raffica di cazzotti molto potente, agitando le braccia con una portata estesa. Okay. Una raffica, cioè prima ti fa una raffica, poi fa, poi agita, cioè non è la raffica, non è un'agitata di mani, vabbè. È più paragonabile a un gamer incazzato, ciccione, allora. Nonostante la sua tremenda condizione, allora vedi che è un gamer, non è un guerriero, è un guerriero da tastiera semmai. La sua pelle dura gli fornisce un'enorme resistenza, anche se alcune parti del suo addome sono vulnerabili. La panza. La panza, esatto, senza per non offenderlo, la panza. Okay. La panza. No, nel senso che è una palla di lardo. Esatto. Ok, ora mo ci siamo. Uno che poi un quintale e mezzo ci ha masticato. Mo vediamo come entrare, dobbiamo entrare lì. No, così vicino eppure così lontano. Esatto. Dannazione. No, dai. No, c'è un modo per entrare. Ah, visto. Vabbè, ma quello è sicuro. Però qual è? Trovata. Sembra un po' distante. No. No, decisamente no. Sì, ci fa tutto un giro, come sempre. Vediamo. No, peggio. Qua crescono sti cosi, pure sul metallo. Ma infatti quelli sono dei Minoc. Che? Intanto esploriamo. Oh, che bello, Republic Commando, mi sento come in Republic Commando. Qua mi ricordo che uno fece una cosa. Mi ricordo che... No, non quello. No, c'era qualcosa qui da fare, perché mi ricordo che uno si sfonda da sotto. Ecco! Ecco. Ah. C'è il bello. Ma che Sì, così colpisci i topi con le piante. Beh, sempre meglio che non i trandosciani con le lame. Sì, vero? Oh, la mano! La mano! Allora, aperto in due. Ok. Si tratta di una flora. Stasera pezzettino di scatto. Esatto. Ho una cosa da farti sovraccaricare. Le luci! Sì, bellissimo. Vedi che lo aggiustiamo un po' alla volta. Esatto. No, c'è qualcosa da fare, vero? Ma c'è Delta davanti a te, guarda un po', c'è qualcos'altro. Sì, da. No, ma infatti stavo guardando... Guarda, non sapevo che il Venator avesse un fiume dentro la nave, che figata! Ma non penso che sia normale. Ma no, si scoprono cose, è la fauna, no? È la piscina per i cloni, quando... la relax. Madonna, so quando si sia affondato, non... Scopriamo qualcosa di nuovo. Non c'entra niente. Non è che la piscina c'è solo per... la mia impressione era appena accaduta. È normale. Ma esatto, non gli dà un feeling molto asiatico avere la piscina messa lì così, bellissimo. Aprimi, che bastardo che sei. Anche la ringhiera per scendere e salire, ma non è male. Cosa? No! È la scaletta. Fuoco amico! Ma sei... ma come? Ma cosa vuoi? Pari dal nulla, appari. Rispawnano pure queste bestiacce schifide. Vabbè. Sì, non ho capito questa voglia di fare spawnare le piante costantemente. Che no, hanno. Esatto. Cosa comodo. Ma infatti, che roba. Vabbè. Cioè, ho i flashback di Bounty Hunter con queste cose. Scendi. Aspetta. Scendi. Oh, posso ne scendere? Non riesci a scendere, non riesci a scendere. Non posso ne scendere né salire. Ma voilà. Che bello. Vedi, un'altra piscina del Venator. Ci erano impegnati. Oddio. Ma tu che fai qui? Non eri in dotazione su questa parte. Tu sei anacronistico, Matteo. Buttalo in acqua, buttalo in acqua. Ai, Volevo buttarla in acqua. Ma dai, che cazzo di... Vicino alla piscina ci si mette la cuffia, disgraziato. Esatto. Non fare in tutti vicino al... Non correre vicino al bordo. Ma ti piglio, Devo fare la doccia prima di entrare in vasca. Madonna, ma che è? Sono diventati più aggressivi del solito questi. Ma insomma, non è che siamo stati tanto docili, eh. Aspetta, non può seguirti, bellissimo. No, non puoi spingerlo. No, aspetta, lascialo. No. Ma stai riprendendo vita. Vai, Tanto qui c'è un modo di sicurezza con voci femminili. Purtroppo sì. Dico purtroppo perché non perché sono sessista, semplicemente sessista. Stona troppo.
Ma non lo so, a me sono simpatiche, a me piace ammazzare sia maschi che femmine. Sì, sì, stai. Oddio. Io non ci butterei. Figo! Allora, quindi la ecco come venivano gran parte dei suicidi nelle piscine. Corri, Eddie, corri! No, non è come pensavo. Niente. No, mi sa che dovresti andare sott'acqua. Allora. No, buttalo in acqua, buttalo in acqua. Magari volevo vedere se annegava, no, peccato. No, volevo capire... Se lì devi tagliare... No, aspetta. C'era un cavo? Se ti ricordi... Quel cavo lì, devi farci qualcosa. No, vedi quando... Perché questo gira, guarda. Vedi, questo gira, ma gira anche quell'altro. Bagnava per la scia bagnata che aveva fatto. Grazie per l'aiuto. Sono tutto bagnato, accendiamo l'acqua corrente. Sì. Questo non dovrebbe girare anche? Oh, eccolo, infatti. Ah, penso che scaturisca qualcosa. Niente. Penso che scaturisse qualcosa. Ok, penso che scaturiva qualcosa, invece no. Però mi fa troppo, cioè, vedere i corridoi tutti arruggiti mi fa troppo feeling da Republic Command. Effettivamente, cacchio, sì, la missione del cosa... Della Last Prosecutor. E scendi. Oh, ultimamente sto avendo problemi, ecco. Non riesci a scendere. A salire sì, ma a scendere no. Ah, mo è aperto. Vedi che si è aperta la porta. Secondo me devi fare qualcosa con quel cavo. No, già ho capito. Vedi uno e si sente simpatico e ti fa uno scherzetto. Accende mentre sei in acqua. Perché non stai là, mannaccia? Perché doveva... Quello ti fa BD. Il cavo lì. Non mi bisogna farci qualcosa. Vedi? Non l'avevo visto che c'era il coso elettrico, raga. Lo ammetto. Non l'avevo visto che era. Ah, ho capito, perché forse collegava l'impianto e così l'hai scollegato e ti apre solo la porta. Poi. Esatto. Ho bisogno di. E voilà, ecco. Qualcosa invece nuota. Non lo fare. Però secondo me qualcosa con quella fare ci devi fare, perché vedi che c'è il. Dove è un ascensore di cloni? Piccolino. Non potrà andare sott'acqua. Eccolo qua. Vediamo cosa dicono. Guarda, non ci incischi. Dopo. Esatto, prima questo. Vai. Generale, siete ferito? Sto bene, comandante. Dov'è Marsef? Dov'è il mio Padawan? I miei uomini stanno perlustrando il relitto. Lo troveremo. Sto ricevendo una trasmissione. Deve essere la squadra. No. Viene no. Dal cancelliere supremo. No, che disastro. l'unico clone che l'abbia detto al suo Jedi. E allora che cosa ha detto? Maggiore clone lì è tipo girato. Dai una scossa, BD. Ma questo è un ventolone. Cosa? Emmo? Ho capito. Vedi quale. Perché devo passare dall'altra parte. Fermo. Adesso. Sì, un po'. No. No, va bene lì. Ma no, cosa fai? Ho sbagliato. Olle! No, in realtà ho capito che devo fare. Oddio! Io... per un attimo ho paura che ti passasse sopra, ti decapitasse. No, non mi sento. Devo andare dall'altra parte. Devo andare là, vabbè, devo saltarlo. Ho capito, sì, vedi, questo era un... No, ho sbagliato. Mi sono distratto. Un modo in cui i cloni passeggiavano. Dovevano camminare mentre girava la cosa per attraversare il corridoio. Ma infatti è una ricreativa, praticamente. Sì. Sì, c'era le piscine, c'era... Sai, no. C'era tutto. Ma perché un'altra volta la stamina del cavolo? Non posso stare... Non me l'ha fatto fare due volte. Mamma mia. Ecco, vedi, i cloni ce la facevano e loro non avevano la forza. Ma no, rompere le scatole, te. Esatto. Aspetta, fallo ripartire, va bene, mo lo fa, aspetta. Devi aspettare che sia più avanti perché devi camminare sul coso. Bravo, adesso vai. No, vai, lo vai, so, ho capito, però guarda quanto tempo ci impiega per... Vai, sali! Te che lo devo fare due volte.
Lo devo fare due volte, ma la seconda volta non me l'ha fatto fare. Mi sta facendo pesta. Raga, sto perdendo tempo per una cosa così stupida, veramente. Per un elica. Ma vai sull'estremità così. Non fallo troppo presto, maledetto. Aspetta. Esatto, prima la fai troppo presto, poi in seconda. Così. Vedi, non me l'ha fatto, non me l'ha fatto. Vedi quanto sono bastardo. Cosa stai facendo? No, non hai capito, me l'ha interrotto. Vai sull'altra estremità, che è quella che gira nell'altro senso. Fermalo quando a metà via e salici sopra. No, lo so, fare. Ma hai capito che mi ha fregato. Guarda la stamina come me l'ha bloccato. Vabbè. Non fare tutto come qua, mannaggia il cavolo. Cosa stai combinando? No. Esatto, devi andare, non fermarti qua. Vai nell'altra estremità. No, guarda le... Guarda bene. Dove vai? Esatto, vai là. No, io lo so, ma non avete capito? Che quando la seconda volta lo ritento... Oh, non me lo fa bene. No, devi aspettare. Vai. Sì. Madonna che culo. Non cadere a bella botta. No, non me lo faccia fare due volte. Non me lo bloccava la seconda volta. Mi sta facendo imbestialire. Delinquenza. Oh, guarda, si sono accese pure le luci. Abbiamo lasciato le luci accese. Tutto dopo bene, la spada blu nell'ambiente rosso. Ce l'abbiamo fatto finalmente. Ora dobbiamo ritornare al dove prima. Sì, c'è un altro modo per andare sul Venator poi. Ma quello lì cos'era? 327esimo? Eccolo. No, legione nuova. Ma non è di quelli dei suoi però, penso. Questo era... 327esimo, sì, è uno della regione di Tapal. No, volevo risentirlo, che sfiga. Anche se questo qua è un altro maestro Jedi. No, sì, è un'altra legione questa. Anche secondo me è un'altra. No, hanno la stessa skin, confermo. La skin è la stessa, però... No, il battaglione è diverso, sì, probabilmente il battaglione è diverso, però la skin è la stessa. Ok, devi andare avanti per quella parte là sul motore. No, era questa, quella vicina al motore. L'altra invece sott'acqua. No, ce n'è un'altra ancora che hai evitato prima. No, questa era l'ultima era questa. No, andando avanti ne becchi un'altra ancora. L'ho beccata già, che era quello là di sotto. No, un'altra ancora la becchi. Quale? Dove? Nel gameplay avevo visto che quando tu salivi, andavi sopra il motore, c'era un ingresso. Ah, quello, però devo farmi andare al motore, però prima. Non ti capisci, perché prendi strade strane. No, è non strane, devo fare dei percorsi per arrivarci, scusa. Vai. Non puoi analizzarlo, visto che c'era l'opportunità di analizzarlo, no? Non stagli vicino. E voilà. Non puoi salire là. No, non posso salire là. Che è veramente fatto in modo da darti l'idea di l'impressione di salirci, però. Ah, però non ci arriva fino là. Ecco, così mi lascia in pace. Ecco qua. Allora. Devi salire dentro il motore adesso. Sì, no, lo so, stavo vedendo una cosa. Ecco. Dai, spara, così mi levo dalle scatole. Ah, cavolo. Passa fa, uno. Dai, spara, madonna. Passa fa, yes. Vuole abbracciarlo. Aiutami. Vita, mi sta lasciando. Dai. No. Dai. Dai, togliti. Dai le scatole. Se non lo non gli defletti il colpo addosso. Aspetta. Yeah. Ecco. No, la stamina mi era finita. Vieni in ferro con me. Mi fa con me. Io vedi, devi andare dritto. Guarda, dritto, sopra. No, perché potevi andare là? Guarda, oi, delta. Dove devo andare dritto, sopra. Scusami. Su, non vedi c'era un passaggio lì su? Vedi c'è pure la cassa. Ah no, da solo non ci può andare ancora. No, non posso andare là, devo andare in altri modi.
ma il bello che arriva dopo, c'è tutto un giro da fare. Sì, 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 no, l'avevo capito la dove porta no, paletta. Non c'è nessun appiglio lì dove puoi arrampicarsi. Ok, vai. Ma dobbiamo solo ritornare. Aspetta un attimo. Ciao, ah, scusa, sono impegnato. Aspetta, dall'altra parte. Lo sei perso, ti sei perso BD. Aspetta, l'altra estremità che hai appena visto sopra. Torna su. BD no, aveva visto qualcosa, mi sa. È infatti, non dirà la parte opposta. No, lo so, stavo guardando. Stavo perché il bene è tre. No, rimane fermo qui, vedi. Rimane fermo qui per farlo ripartire, capi? Ah, ok, allora non c'era niente. No, no, niente. Vedi, ecco che sta fermo. Ma io so per certo che c'è un bordello di roba dentro il Venator. Sì, ma non puoi controllare adesso. Adesso non è possibile. Ma sei sicuro? Sì, per il momento sì. Ma poi quando prende l'ascensore, l'ascensore è così incredibilmente potente che non riesci a... E niente, cosa possiamo fare ancora? E niente, mo dobbiamo andare per forza ritorno. Mo dobbiamo ritornare per forza indietro. Mo dobbiamo andare alla Mantis. Alla Mantis, no. E beh, mo dobbiamo anzi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, però dobbiamo ritornare quando sappiamo nuotare e lì è tutta un'altra cosa. Vabbè. Ah, devo andare da terra. Madonna, come sono volato male. Beh, io guarda, se dopo c'è l'opportunità io andrei a sto punto su Kashyyyk a cercare di procurare il respiro. No, ma ti farà andare lì, ti farà andare là, fidati, tranquillo che ti farà sì, sì, che adesso sì. Comincia a dire Datomir, Datomir, Datomir. Ma neanche per esatto. Sei pronto per Datomir? No. Noi dovremmo ritorno. Sì, no, ma dobbiamo andare da. Dobbiamo risalire sopra dove prima. No, ma quanto rido se non inizi con la difficoltà, cioè perché è così tosto dato mio. Siamo al numero del 5. Beh, 5? Inizi, ma quante ne sono perse? Porca paletta. Ah, fatemi per favore. Attiva. Intanto provatelo dal chiamare l'ascensore. Ma se io lo butto giù lì e ho chiamato l'ascensore, oh, ma che cattiveria. Beh, lascia stare prima la cattiveria. Sì, non ti dico cosa ho fatto da prima, però che non lo sai. Ah sì, che ci fai qui? Non voglio morire qui, ha detto. Oddio, è un Jedi al buio. Oddio. Che cosa ho appena visto? Hello? No, mi stavo parlando anche. Vabbè. È stato risparmiato. Ti ho detto lentamente spinto giù. Mi sono acceso e mi ha detto mi scusi, io dovrei atterrare qui, sa com'è. No, mi... Gesù, Gesù. No, è stato simpatico. Ah, ma dovremmo trovare Trilla. Mi immagino Trilla che si guarda, sai, no, mentre là nel cacciatore si guarda il gameplay di Delta e dice ah, come è morto quello lì. No, un po' manco i miei scout potessero volare, devo. Qua c'era uno Stormtrooper, se non sbaglio. Ah, ecco, no. Oh. Ti immagini, non ho capito chi è che ti immagini. La strada giusta. Sì, sì, no, volevo. No, dobbiamo andare via di qua. Dobbiamo uscire da qua, dobbiamo uscire. Che qua non c'è più nessuno, queste cose qua, se vi ricordate. Sì, 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 torna indietro. Tanto la Mantis non atterra mica qua. Esatto, noi dobbiamo. Ah, dobbiamo scendere là sotto. Okay. Chi non buttarti da qua, per carità. No, no, gli maledetti tigri che devi correre lì dietro, vedi? Solo degli imperiali venivano ad atterrare qui. No, qua già ho fatto qui, scusatemi. Basta la porta. questo è texano. Non mi succede mai. Esatto, sono un trooper texano. Ecco il Jedi. Sarà fatto. Ma come sarà fatto? Cos'è? Ordine 86? Sarà fatto, mio signore. Ecco qua, perché prima non c'era questa porta che era bloccata, se vi ricordate. Mo possiamo finalmente scendere giù a Safa. Ah, vedi, scusate, è bloccato. A Safa. Fermo. Ma che cattiveria. La malvagità di Delta. Ma perché? Ma perché questi umani? Ma perché questi umani? Te l'ho detto. Non voglio morire qui.
e ha pure esitato, si guardava attorno terrorizzato. Guarda che gioco è una merda, eh. No, infatti, ti fa sentire male. Sì, un certo occasione. Ma il fatto che il gioco parla qui sopra. Fa sentire male tutti tranne Delta che gode. Esatto, che ce lo ammazza comunque. Delta gode. Guarda, e non c'è nessuna. Sì, è quella che ha usato. Esatto, è proprio quella. Proprio quella. No. Ma quello? È quello lì, scusi. Sto guardando la partita. Come può essere un intruso? Noi che siamo stati mandati qui a fare da guardia agli intrusi. Ah, ma qui possiamo aprire finalmente! Apri! E farti i cacchi delle persone. Vuoi controllare? Andare nelle baracche della gente. Ah, pensavo un poncio. Un altro no, poncio. Dovevano chiamarlo Jedi Poncio. Poncio Jedi del Fallen. Del Fallen Quest. Ciao. Ah no, non è quello. Ma si è fermato, ci vedo ancora e poi è stato fermo come un palo. Allora, fatemi vedere la mappa perché io mo dovrei tornare alla Mantis. Sì, 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 devi tornare alla Mantis. Madonna, tu cacchio. La Mantis. E come vado? Mo ritorno alla voce. Cioè, guarda che mappa piccola che c'è adesso. Dovrebbe vedere la Mantis. Non mi ricordo dove sta la Mantis, capito? Però c'è un zoom indietro. No, perché esatto. La Mantis, la Mantis. Guarda che ti mette il cerchio del Jedi, dove devi andare. Ti vai là, no, in delta verso nord. Ah, verso nord. Segui il simbolo della Fenice. Ah. Vai, su, ok. No. Guardi qua, ecco. Ah, è vero, perché mi fa entrare. Ah. Sì, ho capito dove devo andare. Ma come sì, non hai neanche visto dov'è. No, allora, praticamente devo entrare dentro quella stanzetta. Ho capito dove devo entrare e se non sbaglio c'è la scorciatoia. Ok, andiamo. C'è il nostro amico. Grazie. Vabbè! Mi prendo, volevi? Ci sei? Topi volesti. Grazie. L'eroe. Sarai sempre nel mio cuore come un eroe. Sì. Ovviamente nel mio cuore, non in quello di Delta. Non in quello di Delta, ovviamente. No. Sarai solo un'altra vittima. Esatto. Ancora, ma quanti cacchi ne eravate? Comunque, devo andare. Ho capito dove devo andare. Devo andare per. Qua perché sei andato là se poi alla fine devi tornare indietro? In effetti. Perché devo. C'era un imperiale da uccidere. No, devo salire là sopra. Per arrivare lì e saltare per entrare, quindi sì, dai, torna indietro. Sì, ho capito. Mi ignora questo tizio qua, non ti fa nulla. Cosa? Non mi serve adesso te. E allora perché non l'hai ignorato e basta? Perché l'hai affrontato? Perché mi stava rompendo. Sto pasto di maledetti. Oh, vai la mano! Oddio! Sbrana sulla topi, l'ultima morte di degradante di Delta. Ecco perché avete visto perché. I soffioni. Perché prima non c'erano rispetto. No! Vai. Quello fa così l'odio. Ok. È comprensibile. Ora sì che è più comodo. Devo arrivare là sopra. La strada sembra quella giusta. Sì, no, è giù! No! È scivoloso! No! È scivoloso! Adesso possiamo fare questo. Ok, non è andato bene. Aspetta, devo rifare. Ma dove vai? Ma no, devo far. Devo farlo bene, capito? Devo fare la combo. Sì, perché sennò non hai lo slancio giusto, capito? Non hai lo slancio giusto. Tanto so dove ritornare, ho capito, però. Basta, ma perché mi fa così? Perché mi scatta? E fa 6. No, a però è fastidioso, è la seconda volta che mi scatta. Lanciami uno steam. Dai, lanciami uno steam. No? BD Steam, lanciami un D. No, io per favore, non è bravo. Oh, finalmente. Bene, sai. Ecco. Adesso vediamo di non fare lo scivolone. No, ma devo andare qui sopra e volare, guarda. Anche se quello c'è una che sentire i
uccelli? Che cacchio? Chi è quello lì? Lei chi è? Ah, cioè, ora mi sa che succede una cosa che non mi aspettavo la prima volta. Che succede adesso? È molto inaspettato. Sì, spada laser, sta com'è. È tipo un cacciatore di tagli. È una donna, ciao. Me l'hai fatta! Ah, è wannabe Boba Fett. È wannabe Boba Fett. Ma di Boba c'è attenzione! Ma dai! Ma one shot, ma station, ma... Ma tra l'altro, ragazzi, quella granata lì elettrificata è quella di Battlefront. Quella lì che gli ha lanciato. Oddio, lo stupido. Era la cosa inaspettata. Doveva succedere. Grunisce. Ma lo stavo sconfiggendo. Niente. Sarebbe successo comunque. Ah, che palle. Sì, sì, immaginavo. Ci sono rimasto male. Piccolo amico. Piccolo amico. Dove sei? I miei stim. BD? Si può salvare da qualche parte qui? Dovunque. Beh, almeno sono stati gentili, non ti hanno rubato i vestiti. No, esatto. Guarda il lato positivo. Oh. E mo? Ci speriamo. Sì. C'è qualcosa. Ok. Ha scoperto tutto, via via, dischiamo tutto. Infatti, pensavate di continuare con questa prigione, ebbene. Io smonto. Io smonto questa prigione. Oddio. Vi ho rubato la cosa. Inserire il cavo A nella presa B. Esatto, io giocherò la PlayStation tutto il giorno. Ah, no, ok, così proprio. Ah, salve. Che brutto po'. L'aria è fredda, viziata. Sono a grande. Bisogna aprire la finestra. C'è una stanza qui nascosta. Che culo. Smontiamo anche qui. Vedo degli insetti. Buono. Buono. Sono morti. È già passato un altro Delta 28. Probabile. Sì. Già sterminato tutto. Non c'è più nulla. Allora, guardali lì. Qui sono vivi. No, perché me li metto in galera? È perché è un collezionista di bestie sto coso, ho capito. Vede che avranno. Oddio, aspetta, guarda tutte le gabbie, vediamo se troviamo qualcosa di carino. No. Ok, in una c'è il. Come si chiama? C'è il pronosco. Anche lì pronosco, dai, speriamo. No, questo qua. È una sottospec. Ma io volevo lì. Lì non c'è nessuno. No. Però se è stato fatto c'era un motivo. Se... Boh, guarda in giro. Ma non c'è una guardia in questa prigione. C'è una presa. Perché non è una prigione. Tanca la presa. Dice che ha la prolunga automatica. Tanca la presa. Laggiù. C'è un problema, io non so dove mettere sto coso, mo. Laggiù, destra. Ah. Sì? Ecco. Ecco un video. No, c'è qualcosa che non mi quadra. Devono funzionare tutte e due. Non devi accendere anche lì, lo devi attaccare. Sì. Aspetta, vai. Ho sentito un rumore brutto. Ok. E qua invece questo dove cacchio attacco? Si è attivato, è un ascensore, devi andarci sopra. Dove è l'ascensore, scusa? Ah! Quello! È partito, no, vedi? No, non è attivato. E vedi, manca questa parte qua, manca. Manca un pistoncino. E secondo me questo coso... No, manca un pistoncino. Ne manca uno, devo capire dove metterlo. Ah, no! Sì, vuoi scommettere che quello... Non devi mettere quello, non devi mettere con la sinistra perché è danneggiato. Ma già, è vero. Vedi? Quindi... Guarda, inquadrano un po'. E devi mettere l'altro, allora. Quello mi sa che non funziona. Devi mettere quell'altro lì. E quell'altro, mo come lo porto? Prova, vedi se ci arriva. Perché questo... Allora dovrebbe andare qua, allora, corretto, allora, questo. No.
E questo è danneggiato. Credo, non lo so. E questo è... No, è come disattivato questo, vedi, manca la... Mi hanno preso la spada laser. Devo recuperarla. Ma qui non si può fare nulla, eh? No, eh? Stavo pensando... Sì. Ma che poi la cosa più divertente, non posso neanche togliere. Ah, ecco, tiè, finalmente ho tolto il tasto. Abbiamo capito come mollarla, Delta ha capito come mollarla. Madonna, che casino. Ma se io tolgo questo, giusto per, no, che voglio stufarmi uno. Voglio capire un attimo una cosa. E questo lo attacco qua. Sì, perché dai corrente a tutti gli altri. La porta si apre. E poi usi l'altro per entrare qua. Ah, anche. Mi pare più veloce. No, non c'è qua, peccato. Potrasse che lo becchiamo, eh. Spingerle, basta. Ci metteranno contro qualche bestia, sicuro, senza spada laser. Bel ipnolo. Ti vuole masticare. Mi sento osservato. Ti sento osservato. Ma da chi? Non c'erano neanche droidi, è tutto vuoto. Oddio! Questo è nuovo, oh. No, maledetto BD che non c'è per ispezionare. Oddio, ma è Diego dell'era glaciale. È vero. Sì. No, i fratelli gatti ciclopi. Ma sono tutti morti? Sì. È passato da... Io del buio, se possibile. Che cosa... Oh, beh, ciao. Cioè... Oh, il lumacone carnivoro. Il lumacone cornuto carnivoro. Qui comunque è un collezionista di bestie, sto bastardo. È un collezionista di bestie. Ma non ha l'ipnorospo, gli manca. No, 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 ce l'ha, ce l'ha, sicuro che ce l'ha. Ah, c'è il ragnone, quello di Kashyyyk. No, tiene anche l'ipnorospo, sicuro. L'ipnorospo. Se non ha l'ipnorospo, non puoi combattere nella Lega Pokémon. C'è anche collezione anche gli amici Fritz. Ah. Dove direi siamo? Iniziamo. Serve aiuto? Ma chi serve aiuto? Oi oi, piano con... Ok, Pudu è un insulto. Esatto. Tua mamma. Tua mamma è Pudu. Esatto. Tonda. Tonda. Tua mamma è Tonda. Va bene. Molto gentile. È ciuta tua sorella. Ma ridi tanto per essere uno che è dietro le sbarre e parla con uno che non è dietro le sbarre. Non ho la spada laser. Ho capito, però la forza... La forza... Ma glielo dici a lui che è un distruttore. Panzorini! Ma esatto, è contento lui. Delinquente. Oh, chi è, chi è, chi è? Ah, nuove insetti, nuove bestie. Brutto, sì. Chiudiamolo nella... Che cacchio è caduto? Ehi, chiudiamolo nella prigione col ragno, vediamo quanto ride dopo. Sì, esatto. No, hai visto? Erano caduto cose, erano cadute. Guarda, spinotti. No, c'è ancora una cella, a destra, non hai guardato una cella? Sì, no, qua. Giù. Sì, lì, qua. No, no, da destra, dove vai, dove vai? Dove vai? Magari c'è l'ipnorospo. Dietro, dietro. No, c'è questo, cioè, l'ho già visto. Ah, c'è lo chef, eh. No, come fa a cucinare in gabbia? esatto, anzi no, questa cosa, chiudilo con... Dio. Ah, ma che... Ah, ma sono gli sviluppatori del gioco che... Ah, ok, sì. Che buttano le creature... No, sai cos'è questo, Delta? Questo è il luogo dove vanno le bestie che tu uccidi. È tipo l'intero purgatorio. Tutti quelli che... Sì, uccidete pure te. No, voglio dire, ce ne arrivo in testa. Sì, sì. Che bello. Un bel ipnorospo in una testa e una morte. Non è un Tomasso lì. Ragnaccio. No, guarda, se mi cade qualcosa mi picchio. Sì, soprattutto un ipnorospo. No, dai, sono Tomastri. Non credo, dai, vai, ipnorospo. Vai. Tu. Devi dare la precedenza, vai, vai. Devi guardare il semaforo che sia verde. Ho sentito qualcosa. Bip-bup. BD1, sei tu? Dov'è? Eccoti. Tutto a posto? No, io sono BD4, BD1 è il mio cugino. Esatto. Ma dove cacchio lo stai vedendo? Dove? No, ma me lo devi spiegare, io non lo vedo. È impazzito. Sente il bip, non sente le voci, sente i bip. Oh, vai, vai, attacca lo spinotto. In realtà era già attaccato, sei che l'ho staccato. Quindi dove va attaccato? Ah! Oh, lì! Ah no, forse ti devi usarlo come liana? Esatto.
sì, vai. Oddio, siamo a 7. Mi dico, non ti salverò. E muore male, giustamente. Vai, salta. No, l'hai saltato troppo. Ah no, ti devi... allora, quando ci stai sopra ti devi... scendere, so come si fa, sì. Perché io ho saltato troppo. Io preparerei l'ottavo, fossi in voi, comunque, della parola. Anzi, che faccio? Una coppia intelligente. No, molto più intelligente. Siamo a 8. Anagrafa, mi raccomando. Non si può fare. Si voleva fare anche in quel modo, effettivamente. Avati leggermente. Oddio, le scimmie di Kashyyyk, ma che bello, che godura vederli. E basta, ma tutto sto casino per provare a trovare, non so, la mia spada laser qua dentro. Perché siamo venuti qua, in effetti? Come usciamo? La domanda è... Ah, ok, possiamo riprendere. Sai che bello rimanere tipo lì in eterno. Forse c'è una cosa da attaccare là, sicuro. Aspetta. Ah, ok, figo, ci sta. Questo non credo. No, non c'è posto. Fammi vedere se c'è da qualche parte da attaccare. Tanto guarda quanto è lungo il cavo. Aspetta, lì sopra. Già. Oh. E voilà. Tac. Vai. Vai giù per il tubo insieme alle creature. Ah no. Ah, ecco. Anch'io sono felice di rivederti. Adesso ti levo il bullone di costrizione. Maledetti, è un bullone che non si leva, per quello che è di costrizione, cavolo. Andiamo prima di fare la stessa fine. Oddio, il di Battlefront. Esatto. Curati. Mi curi, dottore, mi curi. Mi sono fatto solo per curarmi. Se guarda che trovate gonk, prendi munizioni. Munizioni. Gonk. Dove sono gli altri? Oh no, torturatore, guarda quello da interrogatorio. Aspetta, guarda se ci sono altri droidi carini. Aspetta che voglio che prima sto costi. Non restare indietro. No, deve aprire K. Grazie. No, di droidi. Guarda, non ho capito perché. Perché aveva il droide il bullone di coscrizione. Sto riuscito. No, non c'è più nessuno qua. Ok, cerchiamo un droid. Qualche droide interessante. Non c'è tipo un droide da battaglia, dai un'occhiata. Magari no, non c'è. Lo stavo già esaminando, se l'avrei scamato su. Sì, l'avrei scamato subito. Vabbè, allora andiamo. No, vedi, ci sono i droidi, quelli là, astro, quelli là... Quelli sgusci. Quelli inutili. Ah, è vero, i droidi pit droid, è vero. Cavoli, bellissimi i pit droid, che contento che ero quando li hanno rimessi, Mandalorian. Spettacolo, cavolo. Ne vorrei uno di pit droid, maledetti quelli... No. Esatto, perché non, perché la Lucasfilm non finanzia dei collectible su droid veri. Scusate, ma qua non era qui, non era aperto. Ma gli anni secondo me li faranno tipo 50 anni, vediamo la robotica come avanza. Poi vanno dalla cosa, dalla come si chiama, dalla Robot Dynamics, e gli dicono: senta, lei non può fare più droid. Ci faccio i più droid, esatto. Oh, finalmente attivalo, grazie. Vai. Grazie per l'aiuto. Vai, sali sull'ascensore. Adesso c'è. Però devi collegare anche l'altro, mi sa. Sì, adesso sì. Solo che adesso però ci stavo delle cose che potevo fare dei controlli. Perché mi sembra che alcune cose. Ah, della tigre dici? Prova a fare un salto, magari vabbè. Però la devi ammazzare prima di scalarla. Adesso puoi salire, credo. Sì, adesso posso salire. No, volevo vedere se ci stavo qualche portale da attivare con R2D2 l'uomo tigre con questo coso l'uomo tigre. Vabbè, saliamo. No, perché così saliamo e stoppiamo il gameplay, perché comunque è abbastanza durato, anzi più del previsto è durato. Pare che ci sia qualcuno in casa. Oddio, conosco questa band. Sì, quella che ascoltava all'inizio nell'intro del gioco. LOL. Vabbè raga, la saldiamo e la stoppiamo qui. Perché a sto punto la stoppiamo qui. E vi tenete la sorpresa.
Ma infatti facciamone un'altra registrazione, no? E io stacco, mi sa. Esatto, qui salutiamo Nanni e facciamo un'altra. Allora, datemi qualche secondo che esco un attimo e rientro, così tocco con l'attiva Windows, che è bruttissimo, raga. Ah, io pensavo fosse il mio. Lol. Madonna. Sono così abituato. Voglio sbloccare questa abilità. Tia. Ma io non vedo un modo cattivo per uccidere per Delta. No, io non vedo il tuo Delta. Come? No, no, neanche io lo vedo, neanche io lo vedo. Esatto. Io lo vedo. Ma di che cosa non vedete? Attiva Windows. No, non lo vedete, ma lo vedo io. C'è il registro, purtroppo se vede, capito? No. Non si può. Vabbè, ho fatto un sacco di cose. Datemi un secondo che riespengo e riaccendo il computer. Quindi accendo, raga, passo e chiudo.